Iniziamo con una preghiera allo Spirito. Leggo la preghiera di Giovanni Vannucci. Vieni, o Spirito di fuoco, guidaci alla maturazione dell'amore. Dolcemente, tenacemente, come il grano che matura nei campi, infrangi le nostre paure, aiutaci a comprendere che l'uomo non è nato per compiere limitate imprese, per chiudersi in piccoli spazi, ma per illuminarsi della tua luce. Insegnaci che qui sulla terra, in ognuno di noi, in tutti i fratelli, in ogni creatura, vive e opera la tua mite e possente presenza. Consolida nella nostra mente, o Spirito, la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone nell'unità, l'aspirazione alla pace, alla gioia, all'amore, alla vita. Sia la forza che ci fonde con tutti gli esseri in una unità di ricerca e di donazione. Bene, la scorsa volta siamo arrivati a commentare Matteo 4 fino al versetto 17. Abbiamo affrontato le tentazioni e adesso e poi il ritorno di Gesù in Galilea. Adesso chiudiamo il capitolo 4 e poi inizierà il grande capitolo 5, che è il discorso della montagna. Ma teniamoci sul capitolo 4. Siamo al versetto 18. Leggo 18 fino alla fine, fino al 25. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici. Ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Allora, il brano di Matteo 4,18 seguenti narra la chiamata, lo dice anche il titolo, chiamata dei primi quattro discepoli. Ed è interessante che questi quattro discepoli siano due coppie di fratelli. Se avete fatto caso, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello. Poi un pochino più avanti vede altri due uomini, due fratelli, Giacomo e Giovanni. Ora, è casuale il fatto che siano due coppie di fratelli? Io credo di no. Matteo è un Vangelo ecclesiologico, cioè che parla alla Chiesa, che parla della Chiesa, e allora Matteo qui ci sta dicendo:
probabilmente come dovrebbe essere la Chiesa, comunità dove si vive la fratellanza e la sorellanza, ovviamente, cioè il fatto di essere fratelli e sorelle. Cioè la comunità, la Chiesa, ha come finalità quella di guarire quella ferita che Caino inflisse ad Abele. Interessante, all'inizio della storia biblica, però diciamo all'inizio dell'umanità secondo la Bibbia, la prima a salutare è la fratellanza. Il primo omicidio è un fratricidio. Interessante. Adesso Gesù dice: chi sta con me, chi sta dalla mia parte, è chiamato a guarire questa ferita della fraternità. La Chiesa è preposta a guarire la ferita della fraternità. Per questo che Gesù chiama coppie di fratelli. Secondo Gesù è un rabbi, lo chiamano rabbi, il rabbinato, cioè i rabbini del tempo, erano solito circondarsi di discepoli, per questo che Gesù chiama a sé qualcuno. Tutti i rabbini avevano dei discepoli. Ma è interessante che tutti i rabbini, al tempo di Gesù, cosa facevano? Chiedevano ai loro discepoli di confrontarsi con la legge per poter crescere. Gesù chiede di confrontarsi con la sua parola. Bello questo. Venite dietro a me, seguite me. Non dice seguite la legge. Io credo che sia questo il grande passaggio dalla religione alla seguire di Cristo. Noi siamo cristiani e non seguiamo una legge, seguiamo una persona secondo quello che ha detto e che ha fatto. Forse non ci facciamo abbastanza caso a questo, però guardate che è importante. Però mi chiedo anche quanti cristiani oggi si continuano a confrontarsi con una legge. La legge. Io sono cristiano perché osservo i 10 comandamenti. Ma non sei cristiano. Perché essere cristiani non significa osservare i 10 comandamenti. E vivere come Gesù ha vissuto. Capite? Chi è che seguiamo? Chi è che seguiamo? La relazione con la sua persona è fondamentale. Però c'è qualcosa di ancora più profondo in questa chiamata. È quella che Gesù, il fatto che Gesù chieda ai suoi di lasciare tutto. Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Subito lasciarono il padre e lo seguirono. Lasciare. Non era obbligatorio lasciare tutto per seguire il rabbi. Qui c'è qualcuno che lo fa. I 12. Lasciare tutto per Gesù non è di tutti, non è per tutti, infatti non è che tutti quelli, i cristiani lasciano tutto. C'è qualcuno che lo ha fatto, i 12, lo fa, abbiamo in 2000 anni delle donne, uomini che hanno lasciato tutto, però anche nel Vangelo c'è qualcuno che, ad esempio, lo accoglie a casa. Pensate, i tre fratelli, Lazzaro,
Marta e Maria, no? Quindi è un modo per seguire Gesù ospitandolo con l'ospitalità. Poi il Vangelo dice che molte donne lo seguivano aiutandolo con i loro beni, ecco, no? Quindi ci sono molti modi per seguire Gesù. Però c'è un cerchio di persone che lascia tutto. Nel versetto successivo, 23, Matteo dice: Gesù percorreva tutta la Galilea. La Galilea, ricordate, la parte alta, siamo a nord, dove c'è il lago, insegnando nelle loro sinagoghe. Interessante, eh? Interessante, perché noi non... chissà perché pensiamo che Gesù insegnasse già nelle chiese, ma non è così. Gesù era ebreo e insegnava nelle sinagoghe, perché Gesù frequentava le sinagoghe, era ebreo. I discepoli frequentavano le sinagoghe, perché ebrei. Quindi è interessante questa annotazione di Matteo: insegnava nelle loro sinagoghe. E cosa fa? Proclama il Vangelo nella sinagoga, proclama il Vangelo. Cos'è il Vangelo? No, ovviamente non annunciava il Vangelo, non c'era ancora il Vangelo, eh. Il Vangelo nascerà molto tempo dopo. Evangelium, annunciava la gioia. Evangelio significa la bella notizia. Questo annunciava, annunciava che la vita può essere bella. Annunciava la gioia, la festa della vita, annunciava la fecondità, la vivacità. Pensate che avessimo, così immaginiamoci dentro una sinagoga ascoltare Gesù che predica la gioia di vivere. Lo dice Giovanni nel capitolo 10, versetto 10, quando Giovanni dice, mette in bocca a Gesù questa parola: io sono venuto per dare la vita, per portare la vita. Portare la vita. Pensate le prediche di certi preti, no, dentro le chiese. È Evangelo quello, Evangelo. C'è una tristezza che è infinita, ecco. La bella notizia. Pensate che già Isaia, capitolo 52, anche 61, parla della bella notizia. Cioè già il profeta sta pensando, immaginando del Messia che parlerà di vita. Ma cosa vuol dire parlare della gioia? Annunciare la bella notizia, la fecondità. Gesù sta dicendo: se Dio fosse qui, interverrebbe per rendere giustizia a chi vive nell'ingiustizia. Prenderebbe le parti degli indifesi, rialzerebbe i poveri, ridarebbe dignità a chi si è sempre sentito schiacciato. Ecco, Gesù dice questo proprio nel senso di: io sono venuto per manifestare il sentore di Dio, perché Dio è soltanto vita, è soltanto fecondità, è soltanto benevolenza, è soltanto dignità. Ecco, io sono venuto a rappresentare Dio in qualche modo, a rendere presente Dio, perché se Dio fosse presente agirebbe così, come faccio io. I fatti, Matteo dice,
guariva ogni malattia e infermità. In Luca 4 tutto questo è più esplicito, perché Gesù in Luca 4 lascia proprio la sua missione. Sapete, entra in sinagoga, prende il rotolo del profeta Isaia e dice: lo Spirito è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi. Allora, ecco, Gesù nella sinagoga dice: è giunto il momento di vivere il rapporto di Dio così, essere dispensatori di vita. Ecco, essere dispensatori, cosa vuol dire essere cristiani dunque, se siamo seguaci del Cristo? Cosa vuol dire essere cristiani? Essere dispensatori di vita, tutto lì. Dove non c'è vita, portarla. Dove non c'è pace, instaurarla. Dove c'è ingiustizia, portare giustizia. Non so se sembra quella frase, no, che è stata messa in bocca a San Francesco, no? Dove c'è l'odio, che porti l'amore, dove c'è la canzone di San Francesco, che tra l'altro è un falso quello, no? Francesco non ha mai recitato quella preghiera. Ha una bella storia, poi magari alla fine ve la racconto. È una fake news quella, è una fake, però continua a portare il titolo Preghiera di San Francesco, no? Dove ce l'ho, c'è anche il canto, no? La canzone. Ecco, allora essere cristiani, essere dispensatori di vita. Perché viviamo come Gesù ha vissuto? O se vogliamo, siamo presenza di Dio nel mondo, perché Dio fosse presente, c'erebbe così. Almeno Gesù c'è così. Questo consegue anche il fatto che chi si comporta così, anche senza conoscere Dio o conoscere Cristo, si comporta da cristiano e sta seguendo Dio. È bellissimo questo. Col capitolo 5 iniziano le beatitudini. Allora, voi sapete che il Vangelo di Matteo si struttura su 5 grandi discorsi. 5. Il discorso delle beatitudini è il discorso fondante, il discorso, diciamo, fondativo, un discorso della montagna, o discorso sul monte, ecco. Perché questo titolo? Ovviamente perché si dice: vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si posa a sedere. Ma questa frase è una frase che troviamo nel Primo Testamento. Mosè salì sul monte e diede le tavole della legge. Matteo dice: Gesù è più di Mosè, quindi anche Gesù è salito sul monte e dà non una legge, ma parole di vita. Non leggi da osservare, ma il racconto di ciò che Dio fa per l'uomo. Il contrario. Ecco, il discorso della montagna, il discorso sul monte, è un discorso molto lungo che prende tutto il capitolo 5, tutto il capitolo 6 e tutto il capitolo 7. È proprio sono tre capitoli splendidi, sono bellissimi. Iniziano con le beatitudini. Le beatitudini non sono cose da fare. Le beatitudini non sono cose da fare. Capite? Gesù non ci ha lasciato leggi. Mettiamocene in testa questa cosa qui.
Capite, il nostro rapporto con Dio, diciamolo così, il nostro essere cristiani non si risolve nell'obbedienza a una normativa. Il nostro essere cristiani non si risolve in una questione etica, morale. Per questo che non possiamo, noi Chiesa, giudicare tutto in base alla colpa, capite? Perché se c'è una legge, c'è una colpa. Se Dio ci ha dato una legge e noi non la osserviamo, siamo in colpa. Ecco, questo non è cristianesimo. Il cristianesimo non è giocato su questo. Ma ditemi se non è vero che in fondo questa cosa c'è ancora, è presente. Ma non è così. Quindi, le beatitudini che Gesù recita non sono cose da fare. Se vogliamo, sono uno splendido autoritratto di ciò che fa Gesù per noi. O se vogliamo, ciò che Dio compie nei nostri confronti. Perché con Gesù è finita la prestazione umana nei confronti di Dio. Noi a Dio non dobbiamo nulla. Non gli dobbiamo gloria, onore, osservanza, prostrazione. È finita. Noi cristiani crediamo, la fede, che bisogna aprirsi all'azione di Dio nei nostri confronti, quindi non è l'uomo che deve morire per Dio, per questo che termini come mortificazione, termini come sacrificarsi per Dio, non hanno senso. E quindi non l'uomo che fa qualcosa per Dio, ma è Dio piuttosto, c'è l'amore che muore per noi, a nostro favore, per il nostro bene. Abbiamo detto che le beatitudini sono l'autoritratto di Gesù, e lui, il povero, l'affamato, il piangente, il perseguitato, il pacifico, il mite, l'operatore di pace, di giustizia, colui che fu perseguitato, ma è ancora lui, al tempo stesso, a sperimentare la felicità, la sazietà, il riso, la gioia. Allora, detto in altro modo, facciamoci una domanda: qual è l'uomo secondo Gesù di Nazaret? Come deve essere l'uomo per essere felice? Ecco, le beatitudini dicono questo. Per questo che le beatitudini vengono chiamate la Magna Carta del cristianesimo. Vuoi sapere qual è la tua immagine, quale dovrebbe essere la tua immagine di cristiano, di uomo, non di cristiano, di uomo? Vivi le beatitudini. Sentiti profondamente amato. E comincerai ad amare. Così. E allora proviamo a ripercorrere le beatitudini, queste 8 beatitudini. 8 è anche un numero interessante, eh? Non sono 7, che è il numero della perfezione secondo il cristianesimo. Sapete che il cristianesimo ha introdotto l'8, che non era un numero sacro nel Primo Testamento.
però nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, l'otto acquisisce una rilevanza importante. Sono otto beatitudini. La prima, beati i poveri in spirito. Ecco, la cosa che ci tengo che passi, perché per me è veramente capitale, il discorso della montagna con a capo le beatitudini non sono ciò che l'uomo deve fare per Dio. Questa cosa togliamoci dalla testa. Gesù non ci ha comandato nulla, è interessante, non ci ha comandato nulla da fare nei confronti di Dio. Ci ha detto però che se vogliamo avere la vita compiuta dobbiamo fare molto nei confronti dei fratelli. Questo sì, è tutta un'altra cosa però. Ha capovolto, capite? Non l'uomo verso Dio, ma l'uomo verso i fratelli. È lì che si fa esperienza di Dio. Vuoi fare esperienza di Dio, cioè della vita, della fecondità, della luce, del compimento del cuore, vuoi diventare veramente te stesso? Non guardare più il cielo, perché Dio non è in cielo. Possiamo dire che Gesù di Nazareth ha svuotato il cielo, ma indicato chiaramente la strada verso i fratelli, quello sì. O vuoi ritrovare te stesso, ritrova tuo fratello. La strada più breve per Dio passa per l'altro, la strada più breve per Dio passa per il fratello. Se trascuri il fratello, non illuderti di raggiungere il tuo Dio. Allora guardiamo la prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito. Qui non ha Matteo l'intenzione di dare un valore morale alla povertà, cioè non sono i poveri materiali, perché la povertà non è mai una beatitudine, stiamo attenti. La povertà è sempre una maledizione. A meno che non sia scelta, che non sia una scelta, no. Però lui sta parlando di disperati, che erano già molto poco. Quindi non li sta. Poi Marx, Nietzsche se la prendono con queste cose qua, come per dire, ma cosa dite ai poveri che sono già beati perché sono i poveri? No, non è così. Non è un anestetico questo per i poveri. Gesù ci sta dicendo che la prosperità di vita è concessa e data a coloro che mollano la presa. È bellissima. La vita, la vitalità, la fecondità è concessa a coloro che mollano la presa. Cioè a coloro che si permettono il lusso di non far dipendere la propria felicità dall'attaccarsi a tutto. Proviamo a tradurre in altro modo, non usiamo beati poveri spirito, mettiamo beati liberi. Beati liberi. Allora, la domanda che dovremmo farci, che questa beatitudine ci pone, ma quanto siamo liberi? Io credo pochissimo, perché noi facciamo dipendere la nostra felicità da tantissime cose. Da tantissime cose. Io sono felice, io sarei felice perché faccio questo o questo, incontro questo. Gesù dice:
E se non le avessi, se tu non avessi queste cose, saresti felice ancora? È quella che io chiamo la felicità assoluta. Esiste, allora, non è più una domanda, è un'affermazione, esiste la felicità assoluta, secondo Gesù di Nazareth. Che cosa intendo per felicità assoluta? Assoluto significa sciolto, slegato da. È possibile essere felici indipendentemente? Slegati da? Poi ognuno sa cos'è a renderlo felice. Ma se quella cosa non ci fosse, sarei felice, cioè sarei beato, compiuto? Se la risposta fosse no, allora siamo legati. Siamo legati. Guardate che qui l'Oriente su questa cosa, l'estremo Oriente, è avanti, perché il non attaccamento, il non attaccamento. Noi siamo attaccati come rapaci alle rocce. Beati liberi. E questa è veramente una beatitudine folle. Pensate al mondo che tutta la pubblicità ti dice che tu sei felice se invece compri, possiedi, usi. È proprio, è una beatitudine totalmente altra. Beati liberi perché sarebbero, vivessero questo, i liberi sarebbero nella disposizione per poter accogliere, capite? Poter accogliere. Il fatto è che noi non possiamo più accogliere niente perché siamo già strapieni, capite? Non ci stupiamo più di nulla, tutto è già dato, tutto è già scontato, ma certo, perché siamo, non possiamo più essere raggiunti. Maria di Nazareth è beata e felice perché è profondamente povera, perché non si è talmente staccata da tutto da staccarsi anche dalla possibilità di essere madre attraverso un uomo. E cosa ha fatto? Ha concepito un figlio. Capite la libertà di Maria? Maria non è vergine, Maria è libera, è un'altra cosa. O se vogliamo, diciamo che la verginità è la libertà. Perché la libertà è condizione della possibilità. La libertà è la condizione della possibilità. I poveri possono sperimentare ancora qualcosa. I poveri possono stupirsi. I poveri possono fare esperienza dell'impossibile. Ma se sei già pieno, se un contenitore e un recipiente è già pieno, cosa si può aspettare dall'altro? Niente, perché è già pieno. Allora di cosa siamo pieni? Poi ognuno dia la sua risposta, ecco, però. Credo che ciascuno abbia un troppo pieno, a cui dovrebbe dare un nome. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, la seconda è beatitudine. Traduciamo, beati quelli che riescono a vivere il lutto. Cioè, beati quelli che possono vivere una situazione incresciosa senza disperare. Felici coloro che riescono a vivere il buio, il vuoto, la tragedia, senza disperare.
ma sapendo che anche lì c'è la possibilità del bene, del compimento. Felici coloro che possono vivere una vita anche se non è tutto rosa e fiori, rose e fiori. Perché, come disse Quintale, se la tua vita è tutta rose e fiori, vuol dire che sei già al cimitero. Quindi spera che la vita non sia tutta rosa e fiori. Cioè, è possibile essere felici, beati, compiuti, anche nel mondo reale, perché poi la vita è questa. La vita è questa. Beati coloro che riescono a vivere beati senza il doversi costruire mondi paralleli, sognare un'altra realtà. Allora forse è importante recuperare il valore del lutto. Io parlo di lutto non solo per la perdita di una persona cara, poi può capitare che ci sia anche questo, ovviamente. Ma anche per le... perché non sono solo le persone care che possiamo perdere. Pensate alle occasioni perdute. Quanto male stiamo a volte per le occasioni perdute. Dobbiamo imparare a fare il lutto anche di questo. Senza sensi di colpa, senza rimpiangere, oppure per ciò che non abbiamo potuto vivere, oppure per quello che non ci hanno permesso di poter vivere. Allora, beati coloro che vivono questa situazione, magari pensare a chi ha avuto genitori che li hanno sempre castrati, che li hanno sempre impedito di fare quello che... È vero, c'è gente che ancora a 50 anni odia il padre e la madre perché non gli ha permesso di fare quel tipo di scuola, di fare quel tipo di scelta, di non sposare quella persona, e sono cresciuti con questa rabbia. Beati, felici coloro che fanno il lutto, che sanno fare il lutto anche per questo. Se erano già liberi non mi capitava neanche. Perché noi abbiamo una psiche che è portata a recriminare sempre col passato, con le persone che ci hanno ferito, che non ci hanno permesso di fare delle cose. Chi non vive il lutto, dice la psicologia, indurisce interiormente. E guarda che ci sono delle persone, anche adulte, molto adulte, cioè avanti negli anni, che sono molto duri, le avete incontrate, duri, perché hanno vissuto con questo rancore, con questa rabbia, con questa, per una vita, sempre recriminare, sempre arrabbiare. Beati coloro che piangono, che sanno piangere, fare il lutto. Fare il lutto vuol dire elaborare il lutto, fiorire da quella perdita, riscattarsi da quella perdita. Un lutto represso può condurre alla depressione. Passando attraverso il lutto giungiamo invece a contatto col potenziale che si trova nascosto dentro di noi. Terza beatitudine, beati i miti, perché avranno in eredità la terra. La felicità, il compimento, la beatitudine, dice Gesù, è data e concessa come conseguenza di una vita mite. Ma cosa vuol dire? Non fare del male. La mitezza è innanzitutto l'arte di non fare del male, anzi,
anzitutto la mitezza e l'arte di non farci del male. Dobbiamo essere miti anzitutto verso noi stessi. E cosa vuol dire? Accettarci per quello che siamo. Questo vuol dire essere miti, accettarci per quello che siamo, dentro e anche fuori di noi. Non farci violenza, non voler uccidere a tutti i costi le nostre zone d'ombra che ci abitano. Perché guardate che noi riusciamo ad essere molto violenti contro noi stessi. Noi ci lapidiamo continuamente per i sensi di colpa a volte, no? Perché ci sentiamo in colpa, ci sentiamo inadeguati, perché non ce la facciamo fare questa cosa, perché non ci piacciamo, perché ci troviamo dentro delle zone d'ombra che non vorremmo avere. Quindi siamo sempre lì a prenderci a pietrate. Ma perché? Beati i miti, dice Gesù. Dovremmo imparare a guardarci con uno sguardo molto mite e sapere che noi siamo solo ciò che siamo in questo momento. Quello che saremo non lo sappiamo, quello che eravamo già passato. Amiamoci per come siamo in questo momento. E a questa beatitudine collegata la successiva: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Platone dice che giusto, l'uomo giusto, è chi corrisponde alla propria essenza. Tradotto: giusto è colui che vive secondo la propria natura. Sii te stesso. Vivi secondo la tua natura, cioè porta a compimento quello che sei, non quello che gli altri vorrebbero che tu fossi, perché noi rischiamo di passare una vita a essere, a compierci secondo il desiderio degli altri. O genitori, se siamo dei bimbi, adolescenti o anche adulti, o il partner, o il datore di lavoro, o gli amici. Cioè, siamo giusti, cioè viviamo secondo la nostra natura. Porta a compimento quello che tu sei, con le tue fragilità, con i tuoi limiti, con la tua interiorità. Ognuno è quello che è. Quindi porta a compimento quello che sei. Questo ti viene chiesto. Questo. C'è quel bellissimo, sempre in Matteo, quel bellissimo passo dove Matteo 25, la parabola dei talenti, no? A uno dà 5 talenti e dice portali a compimento, cioè falli fruttare questi 5 talenti. All'altro 3, all'altro 1. Ma perché ciascuno è se stesso, porta a compimento quello che sei. Non dice a quello che ha ricevuto uno di fruttificare 5, perché non può. Ma porta a compimento. Noi molte volte crediamo, io credo che vorremmo anche inconsciamente portare a compimento di noi quello che non siamo, i nostri deliri. Ci riconciliassimo con la nostra giustizia, con la nostra norma, cioè con la nostra verità. Ecco, non facciamo pace, io credo che non riusciamo a fare pace con la nostra verità. Però bisogna sapere qual è la nostra verità. Per questo che bisogna frequentarci un po' di più. Se no rischiamo sempre di recitare copioni di altri, cioè no. Ma non è questo, non mi viene chiesto. C'è un bellissimo detto ebraico che dice:
alla fine del tempo non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, ma semplicemente perché non sei diventato te stesso. Capite? Noi a volte crediamo che la vita sia data per diventare... No, io non so, non devo diventare Picasso o Chopin, perché non so dipingere e non so suonare. Anche se sapessi farlo, non porta a compimento quello che sei, tu. Quindi bisogna avere fame e sete della nostra verità. Dobbiamo avere fame e sete della nostra verità, amarci un po' di più, perché siamo comunque delle opere d'arte, siamo bellissimi, siamo unici, e se non portiamo a compimento la nostra verità, cioè se non facciamo giustizia, nessuno lo farà per noi, capite? Perché solo io posso essere io. Non ci sarà mai nessuno nella storia che potrà portare a compimento la mia verità. Spetta a me. Ciascuno ha un compito unico. I beati misericordiosi è una beatitudine molto impegnativa, che rimandiamo la prossima volta, perché è già tardi, quindi no. Però penso che di materiale stasera ce ne sia già abbastanza. Guardate, è una lettura un po' originale questa qua che vi ho proposto, difficilmente troverete, però penso, cioè è molto attualizzata, molto, molto umana, però abbiamo bisogno anche di scendere un pochino nella nostra umanità, se no rischiamo di far viaggiare il Vangelo sempre molto, molto in alto. E chiudiamo proprio con una preghiera a Maria, questa donna che è la donna delle beatitudini, perché in fondo lei con molta fatica, perché ci è voluta una vita anche per lei, di vivere tutte queste beatitudini. E lo facciamo con l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.